Ragazze, bentornate sul canale. Sì, truccata a metà, a metà, perché termineremo il look insieme con dei prodottini nuovi che ho acquistato da OVS approfittando della promo acquista due prodotti make up, il terzo lo paghi solo un centesimo. Secondo voi, ragazze, io potevo rifiutare questa opportunità? Potevo lasciarla correre così? Assolutamente no, quindi ne ho approfittato, ho fatto ben due promo perché ho preso sei prodotti, ne ho pagati appunto diciamo soltanto quattro, perché vabbè, due le ho pagati un centesimo, quindi insomma diciamo è come se fosse una sorta di 3x2. So che è, perché chi mi segue su Instagram ha visto le stories, perché comunque ve le ho già un po' spoilerati, è valida se non erro soltanto in negozio e fino al 30 di ottobre. Quindi ragazze, siccome caricherò questo video sicuramente in tempo, fateci un pensierino perché ne vale la pena. Essence è l'unico brand escluso, se non erro, ma quello capita spesso nelle promo di OVS. Come potete vedere, ho già fatto una sorta di base molto veloce, nel senso che sono andata soltanto a settare il contorno occhi, fatto il trucco occhi perché non ho prodotti in questo senso. Vi faccio vedere cosa ho preso. Eccoli qui, ragazze, non potete capire la mia felicità. Perché quando sono andata da OVS ho trovato delle cosine che di solito non avevo mai trovato. Ecco che ne ho voluto approfittare subito per quanto riguarda Lotte London e per quanto riguarda Makeup Revolution. Allora, in totale ho speso €25,80 se non erro, non vi so dire specificatamente i singoli prezzi perché sullo scontrino hanno una dicitura non, come posso dire, cioè non chiarissima. Ora vedo se mi ci rinvengo un attimo, perché tipo c'è un prodotto che viene definito fondotinta quando in realtà i fondotinta io non ne ho presi. E non ricordo bene il prezzo, si aggirano massimo, se non erro, quello più, sì, lo so che dico tante volte se non erro, però ho sempre paura di sbagliare, quindi mi viene come intercalare, quello che ha costato di più è intorno ai 7 euro, e bisognerebbe ricordarsi qual è, se, a meno che non sia questo di Lotte London, vabbè, insomma, comunque. Vedo di rinvenirmi sullo scontrino, se riesco vi metto i prezzi giù nell'info box. Mi raccomando ragazze, prima di farvi vedere i prodotti iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video e iscrivetevi a, cioè seguitemi sui miei social, tanto trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Però bando alle ciance, ciancia alle bande, direi di farvi vedere cosa ho preso, perché dici Chiara, cioè stringi un attimino e facci vedere cosa hai preso. Partiamo da Lotte London. Ho voluto prendere questo prodotto qui che mi ha sempre incuriosita, perché lui l'avevo già visto ma l'avevo lasciato un po' lì, nel senso che non mi ero mai decisa a prenderlo. Cos'è? È l'Arc Rival, se non erro si chiama, sì, vedete, se non erro, vabbè. Ed è un prodotto da sopracciglia che ho preso nella tonalità Cool Brown. È un prodotto da sopracciglia che fa un effetto microblading, perché come potete vedere anche dalla confezione è fatto a pettinino così, con i dentini, che appunto si presenta così. Dovrebbe, vedete la punta, dovrebbe fare quell'effetto proprio microblading. Ed ero troppo curiosa di provare, sicché lo proveremo. Poi, sempre di Lotte London, ho voluto provare questi blush ombre. Io ho preso la tonalità Haze ed è un colore, adesso lo apriamo insieme, ed è un colore carino perché è un rosa pesca molto carino. Ve lo faccio vedere, questo qui mi piaceva molto come tonalità. Poi Lotte London è un brand che non ho provato, cioè del quale non ho provato tantissimi prodotti, quindi ero proprio curiosa e ho approfittato della promo per questo. E direi adesso di passare a Makeup Revolution. Ho voluto prendere questi blush qui, i Super Dewy, che avevo visto in un video di Giulia Mapelli, penso.
ho preso la tonalità questa qui, la Flashing For You, che è quello un pochino più scuro. C'erano varie tonalità, però ho preferito prendere queste perché si adattano proprio al mio incarnato, cioè sono un po' più nelle mie corde. Ce n'erano due, ma erano veramente rosa chiarissimi, e un altro, ora non mi ricordo tutti i colori, comunque loro sono quelli che mi avevano incuriosito di più. E sono questi blush qui, ve li mostro subito. Uno è lui, vedete? Mi piace perché questo qui è un po' un vinaccia, ma è una bella tonalità. E poi rimangono morbidi, ma sono una sorta di cream to powder, non so se rendo l'idea, perché appunto si asciugano senza essere scivolosi. E poi lui, che, cioè, ditemi voi la tonalità, che è Fake the Flush. Vi mostro anche lui come swatch. Aspettate, eccolo qua. Che è un bel corallo, veramente bello. Non vedo l'ora di provarlo, bellissimo. E poi ho preso il super virale bronzer in crema, non potevo non prenderlo, cioè approfittando della promo, tonalità light, l'ultra cream bronze. Ero veramente stracuriosa, poi è super virale, lo dovevo provare in tutte le maniere, assolutamente sì, quindi lui. E poi questo prodotto da sopracciglia, che è un brow gel con olio di avocado, questo qui, che ho preso nella tonalità dark brown, che è proprio un mascara da sopracciglia, semplicissimo, che adesso cercherò di aprire. Ce l'abbiamo fatta! Eccolo qui! Ed è appunto un gel da sopracciglia, così, classico, proprio fatto a mascara, cioè con lo scovolino, insomma, di un mascara. E niente, ragazzi, vado a tirarmi indietro i capelli in modo tale che applichiamo bene il bronzer e ci vediamo dopo. Eccomi. Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, perché tanto so che me lo chiederete, il trucco di oggi, il trucco occhi, l'ho realizzato con due palette. Quella di Maxine Giacomo per Catrice, del quale avete già visto il video, e quella di She Glam sui toni verdi, che se non erro è della Vergine, mi sembra, no, o del Sagittario, non mi ricordo al momento, forse del Sagittario, forse, e appunto tanto quelle sui toni del verde, perché ho applicato i glittering nella parte centrale. Detto questo, direi di partire, quindi andiamo ad applicare il bronzer, non vedevo veramente l'ora. Andiamolo ad applicare con un pennellino, proviamo e vediamo un attimo la scrivenza. So che eravate curiose anche voi di... Sì, ho un capello rimasto qui. Ok, so che eravate curiose anche voi di vedere all'opera il bronzer. Allora, come tonalità è un po' rossiccia la light, nel senso che vedete, però, cioè, ha un buon profumo di... profumo esotico, oddio, non so, non mi viene in mente, però qualcosa di tipo esotico, cose di questo tipo. Andiamo a provare anche con la spugnettina, vediamo un attimo com'è l'effetto. Sì, ah, tipo di ananas! Ecco di cosa sa, di ananas! Assolutamente, sì! Sì, 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 di ananas, di ananas! Andiamo poi con una spugnettina per vedere un attimo l'effetto. Si sfuma veramente benissimo e come tonalità ci siamo. Cioè, va bene la light. Pensavo fosse un po' troppo rossiccia, in realtà
Va bene. Sì, assolutamente sì. Quindi, come tonalità, direi che se avete una carnagione come la mia va bene. Anche perché è un effetto bronzer, altrimenti l'avrei utilizzata da contouring, fosse stata più fredda. Invece lei va bene. Passiamo al blush. Quindi, quale applichiamo dei due? Proviamo lui, poi tanto lui lo proveremo sicuramente con un altro look, però mi piace dare un tocco un pochino più brillante alle guance, quindi ne prendo poco poco e lo applico con la spugnettina, perché allora ne prendo al limite poco poco così con le dita, però lo vado ad applicare. Sembra bello, eh? Sì. Allora, andiamolo a sfumare e vediamo l'effetto. No, sembra power, però in realtà si sfuma bene. Poi, insomma, l'avevo già visto sulla mano, in effetti. Però, ecco, vedendolo a maggior ragione così, wow! Sì, devo dire che non fa macchia per niente. Si sfuma veramente bene e non sposta minimamente il fondotinta. Guardate anche voi, ragazze. No, non sposta per niente. La mia paura ogni volta è quella, ma no, non sposta il fondo. Bellissimo, lo adoro. Bello, 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 bello. Sì. Devo dire che mi piace molto. Ok, quindi direi di andare un attimo a fissare la base, così andiamo poi ad applicare il blush in polvere. Vado ad utilizzare questa qui di Kiko, che è una cipria, sapete, luminosa, ma non glitter, cioè nel senso non ha glitter o altre cose. Ho tutto il naso, guardate qui, screpolatissimo. Io non ho parole, vabbè. Ok. Ed andiamo sopra, giusto per provare. Ecco perché anche ho utilizzato la tonalità un po' più corallosa, perché volevo appunto andare a provare il blush, questo qui che ha questa tonalità. Però prima vado un attimino a dare un'ulteriore definizione di bronzer, anche se non ce ne sarebbe nemmeno bisogno. Comunque sempre con questa terra qui, che è di Kiko, della linea Mood Boost, che trovate spesso anche in promo durante i saldi, quindi se la trovate prendetela, perché veramente è carinissima, super morbida. E no, toglievo leggermente. Effetto chiaro che mi aveva dato una cipria sotto l'occhio e mi piace veramente tanto. Voilà, direi adesso di andare a provare appunto il blush di Lotte London, giusto per vedere, e lo vado a prendere sempre con questo pennello qui di Real Techniques, con cui ho applicato un attimo il bronzer, ma tanto ne ho applicato poco, per cui non direi veramente super pigmentato. Veramente bello, ragazze, mi piace moltissimo. Sì, devo dire che sono stati acquisti più che azzeccati. Ed io quando faccio degli acquisti che appunto riesco a prendere in promo e soprattutto mi soddisfano, sono veramente felicissima. Quindi, ultimo step, prodotti da sopracciglia. Allora andiamo con questo prodotto qui di Lotte London, quindi questo sorta di pennarellino, vi avvicino così vediamo un attimo insieme, che dovrebbe in teoria fare. Vi avvicino un attimo, Mi auguro ragazze. riusciate a vedermi.
vedete, va a riempire, vedete proprio, si vede, però in maniera davvero naturale, soprattutto per quanto mi riguarda in questa zona, perché al limite è la zona in cui ho bisogno tutt'al più di fare dei pelettini, perché di solito, lo sapete, io utilizzo le pomade, però le vado a lavorare disegnando dei pelettini nella parte iniziale. In questo modo non ce n'è bisogno, perché fa tutto lui. Vedete? Riempie disegnando. Come mai non scrive? Ma scrive adesso? Sì. Allora, è strano come punta, nel senso che tende... Non so se... Perché si scarica come punta. Lo devo riprovare, eh? Nel senso... No, comunque... Mi piace, dai. Sì, poi io, lo sapete ragazzi, amo provare prodotti nuovi, quindi tutto ciò che... Cioè, sembra che si scarichi il pennarellino. Non so come, vedete? No, forse... Allora, qui lo devo un attimo aggiustare, non so. Dovete aiutarvi laddove... Cioè nei punti dove magari non avete proprio sopracciglia o comunque volete un effetto un pochino più pieno, avete magari dei buchettini. Sicuramente è un effetto naturale, quello è poco ma sicuro. Non mi dispiace, come effetto non è male. Solo che bisogna vedere quanto dura questo pennarellino. Ecco, quello sicuro. Ed andiamole a fissare adesso con il mascara di Revolution. Andiamo a vedere. Tosto liquidina come formula. Magari Chiara non ti macchiare. Pare che abbia le fibre all'interno, ora devo controllare. Diciamo che riempie molto anche a livello proprio di colore, infatti devo andare un po' a ripulire perché colora proprio, però carino. Dai, ci sta. Quindi questo lo potete utilizzare anche come prodotto da solo, perché comunque colora molto. Cioè, nel senso, se volete un effetto naturale, lui colora, sì, decisamente. Sì, devo dire che non mi dispiace. Niente, vado a mettere il rossetto così ci vediamo dopo per le conclusioni. Eccomi ragazze, quindi che dire? Sono stata veramente soddisfatta di tutti i prodotti che ho acquistato. L'avete visti, nel senso, all'opera anche voi, quindi insomma diciamo che ci possiamo ritenere fortunate e felici. Ecco, la cosa principale è quella. Quindi, detto questo, traiamo le fila. Il bronzer mi è piaciuto davvero tanto, nel senso che si sfuma davvero al volo, benissimo, come dicono un po' tutti, perché io ho visto tante recensioni, in effetti si sfuma al volo, da solo. Quindi basta appoggiare il pennello e va tutto da sé. Mi piace, come tonalità ci siamo, un po' caldina ma ci sta, perché è un bronzer, quindi non avevo... Cioè, mi immaginavo che era un po' caldina come tonalità, perché l'avevo vista swatchata, applicata, eccetera, eccetera, però alla fine ho detto,
lo voglio utilizzare come un bronzer piuttosto che, perché forse la seconda era un pochino più, come posso dire, un pochino meno calda, un po' più fredda come tonalità, però ho preferito prendere la light proprio da bronzing, ecco, non da contour, quindi va bene. Detto questo, i blush, vabbè, abbiamo provato lui, ma comunque come formula mi piace, si sfumano, non spostano il fondotinta, quindi direi promossi. E il blush di Lotte London, questo qui, bellissimo, perché anche questo proprio è un tono su tono rispetto a quello che ho preso in crema di Revolution, quindi devo dire che mi piace veramente tanto, posso solo che dirne bene. Poi, ecco, passiamo alle sopracciglia. Il pennarello, questo qui di Lotte London, lo voglio riprovare, nel senso che devo capire se, diciamo, è un tipo di pennarello che tende poi dopo pochino a smettere di scrivere se non lo tenete a testa in giù o meno. Devo un attimo capirlo. Il gel per sopracciglia mi piace, come colorazione va bene, un po' scurina, però va bene, cioè ci sta perché comunque io sono scura, anche se poi ogni tanto io tendo a utilizzare anche per esempio pomade che mi schiariscano leggermente le sopracciglia proprio per non fare quell'effetto troppo incupito, però va benissima come tonalità questa qui di gel. Detto questo, va anche a colorare, quindi se volete un effetto naturale, quindi non andate a fare riempimenti eccetera eccetera, questo qui ve le fissa, perché vedo che le fissa anche piuttosto bene, dando anche colore, quindi diciamo due prodotti in uno. E niente ragazze, penso di avervi detto tutto, mi pare proprio di sì, credo di avervi detto tutto, quindi fatemi sapere ragazzi se approfitterete della promo di OVS, perché è veramente, insomma, allettante. Fatemi sapere appunto cosa acquisterete con un commentino sotto. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qui. Ringrazio tantissimo i nuovi iscritti, ringrazio tantissimo chi mi segue da anni, perché davvero è una gioia, ve lo dico sempre, incredibile, perché mi dimostrate un affetto che davvero mi lascia sempre senza parole. Io vi invito, come vedete inizio video, a iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video e a seguirmi sui miei social, di cui trovate tanto tutti i riferimenti giù nell'info box. E niente, siamo arrivati ai saluti finali. Io vi ringrazio, spero di avervi tenuto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ragazze!